siamo tutti attori, alla fine è una presa di coscienza di sé, una consapevolezza, mentre invece io quando ho letto il titolo pensavo a livello negativo siamo tutti simulatori. Sì. Invece no, è un auspicio. No, dice, rendiamoci conto che siamo tutti attori, cerchiamo di essere buoni attori invece che cattivi attori. Esatto. Siamo sempre in scena, di fatto è uno stato del mondo, cioè del nostro essere al mondo. Io lo trovo delle cose più ansiogene e stressanti a questa cosa. Il fatto che esco di casa e so, cioè, di essere in scena è pesante. Poi questo essere se stessi che è talmente finto. A me preoccupa di più capire chi è il regista, poi, più che è l'attore, no? Beh, in effetti è molto individuale questa cosa, c'è sempre un coordinamento. Una certa filosofia indù. La risposta alla tua domanda è: bisogna essere al tempo stesso il carro, il cavallo e il guidatore. Questo è essere se stessi. Essere al tempo stesso il carro, il cavallo e il guidatore. E allora decidi tu che strada fare. Ma nei ritratti degli attori c'era un po' questo che sì? Sì, ho percepito. Che avevano quella forza lì che normalmente non è noto. Ma allora spiegala meglio a loro. Cavoli, è una cosa forte questa. Tu hai visto della gente che ti sembrava... Sembravano attori e registi, ecco. Erano padroni di se stessi, ma con leggerezza. Ma come l'hai percepito? Non lo so, non ho studiato. Erano lì davanti. Lui all'occhio, sì. Guardavo. Ho sentito. Li vedevano belli, belli, ma non erano persone angosciate dal fatto di no. Io devo apparire, devo controllarmi, devo gestire la mia espressione. No. Erano